Ed ora una notizia importante di rilievo che arriva da Bruxelles e che riguarda l'aeroporto di Salerno. È una notizia sorprendente, favorevole. L'aeroporto infatti di Salerno entra nella rete TEN-T. Era quasi diciamo una missione impossibile, ma l'onorevole Lucia Vuolo, europarlamentare, ci ha creduto fin dall'inizio. Una situazione che appariva disperata, e invece c'è stata questo riconoscimento importante. Allora abbiamo in collegamento proprio da Bruxelles l'onorevole Vuolo, che saluto innanzitutto. Dunque, una gran bella soddisfazione per lei, ma soprattutto una notizia molto importante per la provincia di Salerno, per il Mezzogiorno d'Italia, onorevole. Certo, Aurora, è veramente una notizia bellissima. Per la verità non ci speravo. L'ultima volta che ci siamo incontrate qui su Bruxelles dissi: beh, è difficile, ho presentato questo emendamento, vediamo un attimino come va a finire, anche perché avevamo avuto la luce rossa da parte della Commissione europea, poi ho preteso che l'emendamento fosse votato in Commissione, perché non potevamo non avere una chance, e me la sono giocata questa settimana, giuro, me la sono veramente giocata, perché non pensavo ad un risultato. E in verità, per 23 voti su 21 contrari, siamo riusciti ad avere soddisfazione, quindi una grande emozione, e che per la verità non dico che quasi mi sono venute le lacrime agli occhi, però questa è la verità, perché dal 2019, dal primo giorno che ho messo piede in Parlamento, la mia unica il mio unico obiettivo era quello di portare l'aeroporto di Salerno all'interno delle TNT, e quindi diciamo che ci siamo riusciti con questa votazione di oggi. Adesso, come si suol dire, passa tutto al governo italiano, perché loro possano comunque in sede di triloghi poter battersi anche per il fatto che il Parlamento europeo ha votato in maniera positiva, quindi con la loro incisività riusciremo a sconfiggere, tra virgolette, la Commissione. Ecco. Allora, è stato un percorso duro, difficile, iniziato nel 2019, lei lo ricordava anche in una nota che è stata diffusa questa mattina, una nota stampa. Nel 2019 la situazione era disperata, perché l'aeroporto di Salerno era troppo vicino a quello di Napoli, e il regolamento TNT non consentiva appunto un riconoscimento. Il percorso qual è stato? Come è arrivato poi al successo di oggi? Allora, in verità loro dicevano che il regolamento non consentiva, come ho già scritto, l'infrastruttura di servizio, un'infrastruttura di servizio, e quindi c'erano zero viaggiatori, e poi era troppo vicino all'aeroporto di Napoli. Io su questo mi sono battuta dicendo che non c'era concorrenza tra Napoli e Salerno, perché il gestore alla fine era lo stesso, cioè la GESAC, però giustamente avevamo il fatto che l'aeroporto non era in funzione, e quindi anche questo era un motivo di esclusione. Ma alla fine comunque i lavori ci saranno, comunque spero, voglio sperare che venga ultimato al più presto. Perché mi sono battuta per questo? Per un semplice motivo, perché significa poter accedere a finanziamenti europei, avere riconosciuto un aeroporto come quello di Salerno, Costa d'Amalfi, e quindi cosa poi porta? Cosa comporta? Comporta il poter avere infrastrutture intorno a questo aeroporto, e forse probabilmente riusciremo anche a vedere la litorale di Ponte Cagnano messa a posto.
perché sinceramente poi a quel punto ci sarà anche lo sviluppo della nostra, di questa città. E poi è un indotto commerciale e turistico, quindi cosa dire? Sarebbe proprio l'ottimale per quello che è la nostra zona, la nostra provincia. È un successo, lei dice, grazie anche al supporto del PPE a partire dal presidente, e ho dimostrato da donna del sud che quando si vuole e si lavora i risultati arrivano, non solo l'aeroporto di Ponte Cagnano ma anche altre infrastrutture del mezzogiorno che riguardano i trasporti, tra cui il potenziamento del porto di Bari, la linea ferroviaria passeggeri e merci su Rotaia, Battipaglia, Paraia a Mare. Certo, ne avevo presentato anche qualcuno in più, però giustamente non si può volere tutto, ecco. Loro hanno ritenuto opportuno che queste fossero le cose importanti da poter mettere in questo momento in circolo. Sì, io ringrazio Manfred Weber perché, come ho già detto, non è stato semplice, perché quando si ha la luce rossa da parte della commissione, diciamo, cade tutto. Invece io l'ho compulsato, ho fatto in modo che lui mi potesse supportare sul fatto di estrapolare questo mio emendamento e quindi di metterlo ai voti, e soltanto con l'aiuto suo del PPE che sono riuscita ad avere questo emendamento al voto. E poi tutto quello che ha comportato questa settimana nell'andare a chiedere comunque supporto. E in questo supporto comunque c'è stato il centrodestra unito, quindi possiamo dire che anche i D e ECR hanno fatto il loro dovere. Mi riservo per qualche voto ricevuto anche, questo non lo saprò se non arriverà la scheda di voto, forse con qualche sostegno anche di qualche italiano appartenente a qualche altro gruppo, però mi riservo perché non so ancora a chi dover dire grazie per questo voto. Beh, con il suo modo di fare, insomma, è riuscita ad ottenere una vittoria che diciamo ascrivibile soprattutto a lei, una sua vittoria, una piccola soddisfazione personale. So che lei rientra in Italia, in particolare nella sua città Pagani, dove ci sono dei festeggiamenti in programma. Assolutamente, noi siamo paganesi, non lo dimentichiamo, prima di tutto pagani. E quindi la nostra Madonnina che andremo a festeggiare di qui a breve. Ecco. Bene, magari avremo modo anche poi di approfondire questo aspetto se sarà qui, e quindi andiamo avanti con il nostro TG. La ringraziamo, onorevole Vuolo, per questo intervento. Grazie a voi e grazie ai telespettatori che comunque ci seguono. E continuiamo con il nostro TG parlando proprio di questa festa, dei festeggiamenti a Pagani in onore della Madonna del Carmelo, detta delle Galline. Ieri conferenza stampa per illustrare il programma, i piani ancora una volta di ordine pubblico e sicurezza, e in particolare la necessità di potersi godere emozioni e tradizioni secolari che rendono questa festa famosa in tutto il mondo. Aspetti che sono stati evidenziati ieri proprio nella conferenza stampa. Dunque, festeggiamenti che iniziano domani con l'apertura delle porte del santuario e che potrete seguire a partire dalle 17:30 su Telenova. Intanto vediamoci il servizio.